Uscita dal palazzo di giustizia mi sono accorta che le quattro gomme dell'auto erano a terra, una chiara espressione della sottocultura violenta, maschilista e retrograda contro la quale lotto da oltre 25 anni. A denunciare l'episodio avvenuto ieri dopo le 11 vicino al Tribunale dell'Aquila è l'avvocatessa aquilana Simona Giannangeli, presidente dell'associazione Donatella Tellini Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila e avvocato dello stesso centro. Ho richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia, ha raccontato la Giannangeli, e gli agenti intervenuti hanno constatato che in realtà le gomme erano state tagliate con una specie di punteruolo. Già il 9 gennaio, sempre all'esterno del Palazzo di Giustizia, avevo rinvenuto una gomma a terra. Ad una verifica si è stabilito che era stata spezzata la valvola. So che queste azioni squallide e meschine sono state compiute, ha detto la Giannangeli, da chi non conosce altro strumento che quello dell'intimidazione. Questi atti vergognosi non mi faranno desistere dal continuare a svolgere il mio lavoro con coerenza e determinazione, contro ogni forma di sopraffazione e violenza. Questi atti vergognosi rafforzano ulteriormente il mio convincimento della necessità di lottare fuori e dentro le aule di giustizia contro ogni forma di violenza maschile contro le donne. Questi gesti non mi intimidiscono né mi faranno arretrare di un passo. A chi mi chiederà come faccio ad essere certa che il responsabile sia stato un uomo, dirò che lo so e basta, ha concluso la Giannangeli, che ha incassato la solidarietà massima da parte di tantissimi aquilani per questo attacco vile.